Rieccoci, ci riproviamo, cerchiamo di, cerchiamo di sentire se riusciamo a connetterci con Francesca, Francesca Crescentini che ricordo oggi incontriamo qui a Casa La Terza. Le ho inviato una richiesta per partecipare. Francesca Crescentini, che ricordo, è una traduttrice, è una... Ecco qui. Forse ci riusciamo, forse ce la stiamo per fare, vediamo. C'è un po' di scherzo. Eccoci! Non arrivava, cioè io ti Ciao, vedevo Francesca! immobile e quindi non riuscivo a fare niente. Ciao, che bello, meno male, ce l'abbiamo Che fatta, bello, ce dai. l'abbiamo fatta! Io Sì. stavo cominciando a sudare. No, ma ti Aspetta capisco che... perché poi ho guardato le altre dirette che ce ne sono mille sempre ormai attive, ovunque andavano, solo tu non andavi, quindi ho detto, oddio, adesso come Allora, facciamo? Però è chiedo così, ufficialmente ai bello. miei colleghi in diretta di smettere di mandarmi WhatsApp, così se no non ti sento. Francesca, insomma, benvenuta. Ti ho presentato Grazie. brevemente prima cercando di prendere tempo, ma ripeto molto brevemente, sei Francesca Crescentini, in arte si può dire Tegamini, è una traduttrice, nonché una delle più importanti book influencer in Italia. E quindi, insomma, io sono particolarmente curiosa di questa chiacchierata perché come hai intuito dalla nostra telefonata, diciamo, mi interessa capire meglio come funziona questo mondo dei social e dei libri e come interagiscono, e tu sei l'ospite perfetta, insomma, per questo. Speriamo, speriamo di poter elargire della saggezza, chi lo sa, boh, speriamo meglio. Allora, dalla nostra appunto chiacchierata un paio di pomeriggi fa, guarda, comincio subito con le domande perché appunto mi sono preparata. L'impressione che ho avuto è che diciamo sembra che sia un lavoro facile quello della book influencer o comunque del content creator, poi vediamo se c'è una differenza o no. Ma in realtà c'ha delle sue complessità e delle sue difficoltà, insomma, come tutti i lavori. Ecco il gatto, per esempio, questa può Gatta. essere una di quelle. Scusate, non lo controllo, non controllo più niente ormai della mia esistenza. Ecco. Insomma, visto dall'esterno si vede molto, ma si sa molto poco di quello che c'è dietro. Quindi volevo esplorare con te un po' questo lavoro che fai, molto particolare. E quindi, insomma, parto con la prima domanda, ok? Tu come scegli i libri che racconti sulla tua pagina, sul tuo blog, sulla tua pagina Instagram? Ma allora, io lo racconto sempre, quindi continuerò a raccontarlo anche a te e anche ai curoni che ci stanno ascoltando. Io ho impostato un po' tutto quello che combino online a partire dal blog che quest'anno ha compiuto ben 10 anni di vita. Yeah, coriandoli! Un po' come un diario. Io alla fine vengo da quell'epoca in cui gli spazi online erano dei posti dove ci si metteva là e si raccontavano i fatti propri, fondamentalmente, senza pensare tanto a, oh mio Dio, questo in futuro potrebbe diventare un lavoro, oppure, ah wow, se ho una presenza online abbastanza strutturata, eccetera, posso magari trovare lavoro in un'agenzia di comunicazione che fa queste cose. Quindi, insomma, all'inizio, almeno per l'ondata a cui ho partecipato io, era molto un luogo davvero dove creare uno spazio che ti somigliasse e che contenesse poi anche le cose che ti andava di raccontare, ma che erano tutte molto vicine a quello che eri, a quello che facevi. Io ho mantenuto alla fin fine questo approccio. Il blog adesso ha una struttura più sistematica, ci sono tanti altri posti dove io faccio quello che combino in pratica, quindi c'è Instagram, si è raggiunto Twitter, c'è stato Snapchat per un anno buono, abbondante, ma alla fine quello che viene fuori è comunque che sono degli spazi dove tu racconti delle cose e dove tu scegli poi qual è il taglio che vuoi dare. Ci sono dei canali molto più verticali, ci sono tantissime persone che sono molto specializzate in un ambito. Io alla fine mi sono resa conto
che per deformazione professionale, per quello che mi interessava e per quello che sono, alla fine i libri erano l'argomento che riusciva a venire fuori meglio e che poi mi sono resa conto anche che aveva una risposta molto positiva da parte degli utenti. Tante delle rubriche che poi si sono create negli anni sono state una reazione a delle richieste che sono arrivate dagli utenti o anche banalmente dall'ascolto che poi c'è tutti i giorni. Quindi il come si scelgono i libri, io ho ancora un approccio estremamente personale, quindi sono una lettrice, in questo periodo sto leggendo queste cose, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Ne parlo e racconto come è andata la lettura di un libro, quelli che voglio leggere, che cosa sto scoprendo, eccetera, eccetera. E mentre io scopro delle cose, se le racconto agli altri, insomma, allarghiamo un po' il campo d'azione, le faccio magari scoprire anche agli altri, faccio un po' da ponte, o da filtro, magari, perché in tutto il marasma di cose che esistono, di novità che ci sono, come saprai benissimo anche tu, mi rendo conto molto spesso che c'è anche del disorientamento e quindi riesci anche a fare un po' quella funzione lì di filtro che alla fin fine può essere utile. Quindi un po' informi e un po' effettivamente racconti che cosa ti è piaciuto leggere. Quindi sì, io sono abbastanza, cioè anzi, sono completamente trenino che va sul suo binario, felice e contenta. Poi ovvio, raccogli degli stimoli che ti arrivano. Però alla fine io consiglio un po' quello che mi pare, quello che mi è piaciuto, quello che mi sembra abbia senso diffondere e far amare il più possibile anche agli altri. Quindi questo è il grande Infatti, progetto, è il grande modo strutturatissimo in cui si scelgono le cose. certo, ma ho una curiosità, i libri di cui tu parli, li hai finiti di leggere o li stai leggendo? Cioè, già li consigli quando li hai già finiti oppure no? Allora, se io sono molto disordinata nel leggere, devo dire, come nell'esistere probabilmente. Quindi io dico, in questo periodo sto leggendo queste cose e quello che si può dire di una lettura in corso, ma di base tendo a consigliarli o a scriverci su un post sul blog, a parlarne nelle stories, a usarli poi per i consigli personalizzati dei libri in tegamini. O per fare la classica foto nella gallery con i pensierini quando li ho finiti. E questo devo dire che è un problema, perché insomma ho un ritmo di lettura da persona normale, secondo me. Leggo magari più della media, vabbè, se dobbiamo guardare le statistiche, cioè, è ovvio che siamo dei ultra super mega lettori, che leggiamo più di 2 libri l'anno. Però insomma sì, li finisco e poi ne parlo, perché alla fine mi sembra, cioè mi serve anche un po' di tempo per sedimentarli certe volte, quindi al di là di mettermi là a fare la foto No, mi o fa rendere ridere che qualche mentre tu parli e passi il password, gatto e ti perché copre, a me compare una tendina di messaggi WhatsApp, quindi siamo tutte e due coperte da. Sì, li finisco e poi se ne parla, anche perché insomma mi sembra il modo più onesto e normale di parlare di un libro, lo leggi, poi ne parli. All'inizio facevo vedere le novità che arrivavano, perché è ovvio che dopo un po' gli editori ti mandano i libri, però poi mi sono resa conto che alla fine le persone li andavano magari a prendere prima che io li leggessi o finissi di leggere, quindi cioè, io ho scelto questi perché mi incuriosiscono, perché sono libri che da lettrice comunque prenderei in libreria e me li leggerei, però chi lo sa poi come va a finire, e quindi ho smesso di spacchettare i libri che arrivano perché non mi sembrava, boh. Cioè, se ti devo informare sulle novità che escono, ci sono 1000 altri canali anche per farlo, ti iscrivi alla newsletter dell'editore, ti guardi il sito dell'editore, tutte le settimane ci sono le uscite, è inutile che io stia qua mezz'ora a farti vedere, ah c'è questo, ah c'è quest'altro, boh. Quindi Certo, ho un po' perché non fai più da cambiato filtro, policy. appunto. Senti, Francesca, l'altra domanda che ti volevo fare è questa. Appunto, tu parlavi di libri che ti vengono mandati agli editori, poi ci sono libri, diciamo, contenuti, non sono il tuo caso, ma in generale, appunto, per i book influencer, contenuti che sono sponsorizzati da un editore, nel senso che c'è una commissione per la quale passa attraverso il canale del book influencer quel determinato libro, quella determinata novità, e poi ci sono appunto i libri che ogni persona spontaneamente seleziona e ne parla perché
piacciono, insomma, perché per qualche motivo personale. Volevo chiederti, secondo te, diciamo, c'è una proporzione giusta tra questi contenuti in un canale di un book influencer, oppure no? Lì dipende tanto sempre da come Ti una sei persona. bloccata? Sono Ah, tornata ecco, allo spa. sì. Sì. Ansolo nella grafite. No, dipende tanto sempre da come uno poi sceglie di impostare le cose, di organizzare le fonti, diciamo. Io sono ovviamente, perché dopo un po' di tempo hai l'ufficio stampa che dice: Oh mio Dio, esiste questa gente online, può essere un canale interessante per ricevere i nostri libri, per selezionare qualcosa da far vedere, eccetera. Quindi io rientro nelle magiche mailing list. Cara Francesca, questo mese ci sono questi libri, ci piacerebbe mandarti questo e quest'altro. Io con grande franchezza, grazie, questo lo leggerei, quest'altro no, quindi se vi va, mandatemelo. Però, come ti dicevo, dipende da come si impostano le cose. Io, per esempio, non faccio collaborazioni a pagamento con un editore del tipo: Ciao, ti voglio mandare questo libro. Quanto costa far uscire un post No, dove ok. scrivete o quello che è per promuovere questo libro? Sono dei libri che magari sì, ti hanno mandato, ma sono dei libri che ti scegli tu e poi dopo decidi tu che cosa farne. È buona creanza degli uffici stampa, ma per i libri come per tutte le cose, dire ciao, se ti voglio mandare un regalo, poi non ti tiro la giacchetta per dire vabbè, ma quindi dov'è il post? Perché se dobbiamo fare un raffronto molto volgare, a livello di quanto costa un libro e quanto costerebbe il lavoro che poi noi facciamo in tanti altri campi, Certo, no, non c'è assolutamente, non è una certo. cosa che sta in piedi. Ma questa, Francesca, è una cosa, diciamo che, come dire, questo tipo di esclusione di queste commissioni, ecco, si possono dire, è una cosa che fai tu o che fanno tutti i book influencer oppure, Non lo so, non io lo sai. qui parlo per me, poi non lo so se gli altri abbiano una policy, diciamo, diversa. Diciamo che tutti devono decidere un po' come gestire queste cose, perché arriva un momento per qualcuno a volte in cui si dice: Ah, bene, ci sono delle persone che vogliono farmi lavorare con i miei canali. Quindi ti propongono un progetto, ti propongono un'idea, ti propongono una cosa. È una cosa molto, è un po' una scelta strategica, una scelta di responsabilità, di trasparenza verso le persone che ti seguono. Con questo non voglio dire che se tu fai una cosa pagato, perché il grande fraintendimento poi è sempre quello: se fai una cosa pagato, allora stai raccontando delle palle. No, cioè, anche lì c'è una grande riflessione. Io lavoro tanto, per fortuna, con Instagram, faccio altri progetti, faccio in altre categorie. Quando ho lavorato nell'editoria, nel settore culturale, magari era perché, non lo so, uno sponsor del Festival Letteratura di Mantova, ad esempio, ti dice: Bene, ti voglio pagare per mandarti un giorno a fare il live dell'evento. Tu vai in giro, fai quello che vuoi, noi ti paghiamo e tu vai a seguirti gli eventi, li racconti. Idem per il Salone del Libro. Io sono andata 2 anni con IBS che mi ha fatto fare la loro inviata, però anche lì vai con un portale, un distributore, uno sponsor esterno. Io poi mi rendo conto che anche uno dice: Ma scusa, ma poi fai questo stesso lavoro per tantissime altre categorie. Però non lo so, io penso che i libri siano un po' la mia categoria di expertise maggiore, un po' perché traduco, un po' perché sono 10 anni alla fine che lavoro nell'editoria, quindi sono una lettrice, insomma, ho una mia struttura e ho deciso che io quell'ambito lo voglio considerare come un pezzettino proprio di piccolo castello che sta là e che voglio gestire come voglio io. E quindi ho deciso di non accettare lavori retribuiti sul mi recensisci un libro, me ne parli bene e ti do dei soldi. Però anche lì è una scelta di campo, non escludo che qualcun altro lo faccia. In teoria, se viene fatto, va dichiarato, perché c'è il magico hashtag ADV che ti dovrebbe spuntare fuori sotto a quello se esiste uno scambio monetario. Quindi poi non so, ADV come advertisement, immagino, giusto? scusami. ADV come advertisement. Esatto. In teoria, anzi,
insomma, bisognerebbe metterlo. Se un cliente ti sta pagando per far uscire un determinato contenuto e ti dà dei soldi per fare questa cosa, lo devi dichiarare. Se ti viene regalato un prodotto, per esempio, puoi indicare o puoi dire che te l'hanno regalato. Io, per esempio, se succede che spacchetto qualcosa che mi hanno regalato, si dice grazie. Io dico grazie, graziella, ma vabbè. Comunque devi far capire da dove viene quella cosa lì, perché è chiaro, se è un contesto opaco questo. La persona che guarda vede quello che stai facendo vedere, ma non ha tutte le informazioni su quello che è accaduto prima. Quindi, in un contesto opaco, complicato, dove c'è margine per, insomma, fregare il prossimo, bisogna, secondo me, essere il più trasparenti possibili. Poi, certe volte premia, certe volte no, perché anche lì bisognerebbe fare il grande lavoro di spiegone che io cerco di fare poi quando racconto normalmente come lavoro. Perché c'è sempre il grande, come dicevamo prima, il grande, ah vabbè, questa è una pubblicità, quindi l'hanno pagata, dice quello che le pare. No, è un po' più complicato di così e non è così automatico, anzi, anche perché non funziona quella roba. Quindi già la gente è prevenuta, se poi tu la butti proprio lì approfittandotene in maniera bieca, ma non funzionerà mai, quindi non ti conviene neanche farlo, secondo Certo. Senti, Francesca, prima stavi dicendo appunto, hai nominato il Salone del Libro, dicevi mentre giravo appunto per gli stand del Salone del Libro, mi è venuta in mente una cosa, che io ti ho visto mentre giravi per gli stand del Salone del Libro e io ti conoscevo devastata. naturalmente, che non volevo fare la classica parte appunto della disturbatrice che va lì, ciao! Allora, immagino che questo accada a tantissime altre persone. No, diciamo, non volevo appunto fare. Penso che accada a tantissime altre persone. Questa cosa te l'ho chiesta anche quando parlavamo in questa chiacchierata l'altro giorno, che è una cosa personale appunto che mi interessa. Cioè, c'è questa relazione unilaterale tra te e le persone che ti seguono, che ti vedono anche ogni giorno, quindi ti vedono lì che parli di libri, acquistano magari i libri che tu suggerisci, altri no, oppure si interessano a quello che fai, eccetera. Però tu, dall'altro lato, la maggior parte di queste persone le ho incontrate. Allora, questa cosa che crea dei problemi, crea delle situazioni difficilmente gestibili, non so, è una curiosità che ho sempre avuto. Ecco, diciamo tu uno a 90.000 di persone. No, è un domandone, anche perché io l'ho vissuta con una crescita che comunque è stata molto lenta, molto graduale, perché alla fine io ho iniziato davvero ad avere un certo seguito che è cresciuto tanto negli ultimi 2 o 3 anni. Io Instagram ce l'ho da un bel po', pian piano. Poi è anche vero che tutto il lavoro, praticamente tutto quanto si è spostato qua, o su YouTube, ma io non sono in grado e quindi no, YouTube no. E quindi, insomma, all'inizio eravamo meno e c'era un'interazione, io rispondevo a tutti e insomma, si chiacchierava, cioè avevi più tempo anche da dedicare alla singola persona che ti sta scrivendo, che sta interagendo con te. Il problema è che io sto continuando a fare così, praticamente, solo che la gente è triplicata, quadruplicata. E a livello personale, di tempo anche, e di quanto impatta poi sulla tua quotidianità, effettivamente ha un impatto abbastanza forte. Io sono molto felice della community che abbiamo creato, perché tanti magari mi seguono dai tempi di quando c'era solo il blog. O mi seguono da quando c'era Snapchat, che poi vabbè, si è inabissato in una nuvola di fumo, eccetera. E però si sono spostati su Instagram, dove la modalità di interazione però è quella. Ho persone che magari sono affezionate a certi argomenti, vedi che ti rispondono sempre alle stories dove c'è, non lo so, il gatto, il bambino, i libri. Quindi hai gli abitué di un certo argomento, mia madre, non fare madre. Però è davvero un'interazione costante. E la cosa complicata è anche che arrivano domande che non sono, cioè a me non arrivano commenti solo con bello, cuorini o così. Cioè mi arrivano delle cartelle di domande su Testo. dei vari sono i semi.
Oppure sono in questa situazione, ti volevo raccontare questo, mi è successo quest'altro, mi hai fatto ripensare a segui un tema. E quindi cioè, capisci bene che questa persona che ti sta guardando in quel modo, che ti sta percependo in quel modo lì, cioè tu per lei sei una presenza quotidiana, come dicevi giustamente tu, e si crea questa vicinanza che in realtà è percepita come molto più vicina dall'utente che ti guarda, perché io poi, soprattutto adesso, insomma, ci sono delle persone che mi ricordo e che, o con cui chiacchiero di più, ma normalmente come quando incontri qualcuno in un grande gruppo e ti accozzi di più a una persona invece che a un'altra. E quindi con queste persone, insomma, si è anche creata proprio della vera confidenza alla fine. Però c'è un vastissimo insieme, un vastissimo calderone di stimoli che arrivano e che comunque tu devi gestire, perché tutte queste persone pensano di essere le uniche che ti stanno scrivendo quella cosa o ti stanno chiedendo quella cosa lì o vogliono sapere di più sul dato argomento. Quindi ci sono delle interazioni che vedi che sono quelle che sono sotto ai post pubblici, ci sono chiacchiere che si sviluppano anche lì, certe volte negli ultimi tempi poi sono venute fuori delle robe esilaranti, quindi ci siamo anche proprio divertiti a leggere, cioè mi sono proprio divertita a stare lì a raccontare e chiacchierare di sotto. Però poi c'è anche tutto il vasto iceberg sommerso che non si vede, che è una mole sterminata, cioè io sto delle ore tutti i giorni a rispondere solo ai messaggi e quello, cioè, è quel legame lì che rende la cosa bella, secondo me, perché non stai più parlando da sola, cioè all'inizio tutti quando cominciano a fare, insomma, a provare a mettere contenuti online, cioè vogliono che qualcuno li ascolti, vogliono che qualcuno li legga, vogliono un feedback. Il feedback è arrivato, è massiccio ed effettivamente è un tema, cioè se io dovessi, mettiamo il caso, riuscire a permettermi un assistente o un manager, io me lo vorrei poter permettere non per gestirmi le interazioni, perché sono la cosa bella le interazioni, ma per gestire tutte le altre menate, tipo Francesca ci mandi la fattura, Francesca ci mandi i dati, la la la, oppure cioè, io lo vorrei per inventarmi le cose e chiacchierare con la gente, che alla fine sono secondo me le due cose importanti di quello che stiamo Guarda, facendo. infatti stanno arrivando tutta una serie di commenti con delle inner reference che io non riesco a cogliere, tipo ci ricordiamo tutti della ragazza travestita da forno. Non... La del forno, no, lei aneddoto bellissimo. Io ho postato questa mia foto di carnevale in cui mia madre, ma ero, boh, non lo so, alle elementari, in quinta elementare, mi aveva vestito da ballerina di Cancan, ma con costume incredibilmente accurato. Quindi io avevo l'autoreggente a rete, i mutandoni, la scarpina col tacco, ma aveva truccato, insomma, sembravo una baby mignotta. Scusate, da concorso di bellezza, è imbarazzante. Allora poi tutti si sono, cioè uno vede una roba del genere senza bisogno di dire e tu com'è che ti sei vestito a carnevale in modo buffo? Perché poi ci sono sempre quelle call to action un po' patetiche, posso dire, scusate, con e tu? Ecco, io e tu e gli e voi, cioè, Quindi no, hai però ricevuto un insomma. album fantastico. No, oh, guarda, mi sono arrivate delle robe epiche, epiche, cioè con le foto anche nei DM. Poi è un peccato perché lì andava fatto Questo, un grande guarda, album con le qua va foto. fatto un libro, questo va fatto un libro Ragazza di... vestita da forno. La cosa bella di quel messaggio lì è che se tu lo sapevo, è che tipo poi concludeva: è stato bellissimo, tutti volevano giocare con la me forno. Avevano allora, 6 mesi per mettere con le lacrime proprio. E poi insomma, è venuto fuori di tutto. Guarda, bellissimo. Cioè, questi sono degli esempi di la gente che si mette là, si prende il tempo di raccontarti un suo aneddoto di infanzia mega articolato e tu sei felice di leggerlo perché fa schiattare da ridere e ci raccontiamo tutti insieme sta roba. Quindi secondo me, boh, ma che io sono, cioè, mi sento Sì, fortunata. Cioè, è come magari se uno. potessi pescare un po' ovunque negli aneddoti di famiglia, insomma. Senti, Francesca, ti faccio una domanda più grave adesso. Tornando diciamo anche un po' interessata, se vuoi, volevo chiederti, ma secondo te... Perché forse diciamo manco io non riesco io a trovarli o non li conosco, ma perché non c'è un book influencer che si occupa principalmente di saggistica, che si... Io allora, io mi rendo conto che
effettivamente la narrativa è molto più facile da raccontare. Non lo so, in realtà io trovo più facile da raccontare un libro di saggistica, onestamente, che un'opera narrativa. Però secondo me è anche un po' come siamo strutturati noi lettori nel nostro mercato, probabilmente, perché forse all'estero c'è un pochino più di bilanciamento, ci sono delle cose nuove che vengono fuori anche, c'è tutta la narrative non fiction che secondo me ha reso molto più accessibile il genere. Ottone, se ti ribalti dalla stampante, però, scusa, vabbè. Noi statisticamente non siamo un grande pubblico di lettori di saggistica, mi pare di capire, ma neanche della varia di divulgazione, quella un pochino più semplice. Non lo so, è automatico, è come quando si dice che i racconti non vendono, che gli editori non fanno i racconti perché le raccolte di racconti non vendono. Anche la saggistica, secondo me, è un po' una vittima di quello. È anche vero che ci sono dei diversi gradi di specializzazione. Io mi sto leggendo con grande gioia, io sono una lettrice di saggistica un po' pop, e alla fine quelli io trovo che siano divertenti da raccontare, perché comunque, oltre ad avere magari una scrittura che è divulgativa, vivace, simpatica, non troppo paludata, riesci anche poi a tirarci fuori delle informazioni da veicolare. Raccontare la narrativa è molto più difficile perché, cioè, cosa fai? Ti siedi là e riassumi la trama, devi tirarci fuori quello che ci hai capito tu, che forse è un livello un pochino più difficile, più opaco rispetto a questo libro di saggistica, affronta questi argomenti, è bello e interessante per questi motivi. Quindi, insomma, Sì, poi è anche, paradossalmente facile raccontarlo. diciamo, è la stessa cosa poi per un libro di saggistica, cioè tiri fuori quello che poi a te ti interessa in particolare. Quello Nella, sicuramente. dal punto di vista, diciamo, della scrittura, io penso che ormai la maggioranza dei libri di saggistica, come dire, gli editori spingono gli autori sempre più a scrivere in maniera piacevole, insomma, chiara, leggibile, eccetera. Quindi, per esempio, io in questi giorni avevo una grande lacuna, cioè non avevo mai letto Armi, Acciaio e Malattie di Diamond Einaudi, e lo sto leggendo in questi giorni e penso che, per esempio, quel libro lì, ma come tantissimi altri, come tanti altri nostri libri anche, potrebbero essere molto ben raccontati. Quindi mi sono dispiaciuta nel constatare che in generale non vengano molto ecco, raccontati, valorizzati, perché poi effettivamente penso che un pubblico, uno zoccolo duro di lettori ci sia, cioè lo vediamo tante volte nei nostri stand. Dipende anche dal tema, credo. Mi vengono in mente, scusate, Sì, sto leggendo un con questo commento. libro. Sì, beh, poi hai ragione il commento sulla saggistica femminista, è vero, ci sono, ma forse perché adesso c'è anche tanta offerta da quel lato lì, cioè ci sono tanti libri che sono usciti, che sono accessibili e poi probabilmente il tema è finalmente sentito. Quindi, però sì, è vero, ci sono, non lo so, io sono un'editrice anche di saggistica. E viene fuori perché ne parlo e ci sono un sacco di libri che non sono difficili e che riescono a essere raccontati bene. Ma secondo me nel lettore c'è sempre un po' la roba del leggo il romanzo perché mi porta via, leggo il romanzo perché mi immedesimo. E quindi capisci che c'è sempre un po' di cuscinetto tra un lettore che magari vuole davvero leggere una storia che mi distrae, mi fa sognare, mi fa volare, prendo un libro. Le richieste a cui io rispondo con maggiore difficoltà sono: mi consigli un libro che lo prendo in mano, lo devo leggere tutto e non riesco a me, il page turner proprio. E io dico, boh, è molto soggettiva anche quella roba lì, cioè non sono tutti congegni a orologeria che ti pungolano per andare avanti. Poi, boh, uno si può appassionare, non lo so, io mi sono sciroppata a tuono Frenzen, per esempio, ma non lo definirei un page turner, quindi cioè, anche lì è molto soggettivo. Quindi forse c'è un po' di scollamento per quello, perché una fetta grande di lettori, secondo me, cerca cose che nella saggistica magari ci sono un po' meno, anche se c'è tanta saggistica che ha questa la fantastica nuova corrente di narrative non fiction che ha comunque una grande parte di ti chiacchiero anche dei fatti miei e ti costruisco intorno a quello qualcosa di
voglio affrontare un altro argomento, ma ci passo da quello che è successo a me e ti racconto quello che sento io anche, che forse è un buon compromesso, c'è cioè un pezzettino per entrare in quel mondo lì. Quindi, poi non è detto che tutti si debbano mettere là con delle PBA in Audi, pensando per l'università felici e contenti, però vabbè, c'è un vasto mondo da scoprire e insomma, anch'io sono d'accordo, è un peccato che ci sia meno attenzione forse, però dai. Dai, forza, no, volevo diciamo solo pensare una lancia a nostro favore. No, perché appunto io veramente penso che ci siano dei contenuti che interessano a tanti e che sono, comunque basta, chiudo qui la parentesi. Senti Francesca, ti volevo anche chiedere, secondo te, non so quanto tempo, abbiamo ancora un pochino di tempo, c'è una... due domande, non so se vuoi rispondere a tutte e due o solamente una delle due. La prima è se c'è una casa editrice che secondo te in particolare si sa raccontare sui social in Italia oppure all'estero, è uguale. E poi la seconda domanda è se c'è una o un book influencer che in particolare stimi e che consiglieresti di seguire, per quale motivo? Non posso rispondere alla seconda perché altrimenti parte il circo dello gne 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 e quindi non lo posso fare. No, ti dico, io sono tutti quelli che erano sulla lista del Sole 24 Ore, cos'è, 2 settimane fa, ho perso la cognizione del tempo, chi siamo, perché, dove ci torno, non ne ho idea. Quindi un sabato il 4 aprile, non so quando... è uscito questo articolo bello di Alchemy, cioè basato su un'indagine di Alchemy su quello che combiniamo online. In quel decalogo lì, che c'è anche sul mio profilo, quindi lo trovate, io sono anche persone che ho conosciuto, ci siamo incontrati con diversi di loro e quindi mi sento di caldeggiare di tutti perché tutti militano, però non nomino qualcuno perché sennò diventa antipatico, non lo faccio. Perché poi uno pensa, vabbè, ma io no, ma scusa. Quindi, a livello di case editrici, allora, diciamo che Instagram è un pochino più difficile, è stato un pochino più difficile storicamente, vabbè che è arrivato dopo, eccetera. Però il grande regno all'inizio è sempre stato un po' Twitter. Secondo me, nel complesso degli editori che stanno facendo delle cose molto belle, e che effettivamente anch'io da utente trovo utili, trovo informative, trovo interessanti, ci sono gli approfondimenti, ci sono un sacco di cose. Secondo me tre bravi sono Adelphi, Einaudi, lo dico nonostante i miei trascorsi, e anche NN. NN sono nuovi, nuovi relativamente. Ma già andando sul loro sito, soprattutto all'inizio, è molto ricco quello che c'è, perché ti dicono, bene, ogni libro ha non solo la scheda e dove te lo puoi comprare, ma ci sono dei contenuti speciali, diciamo, ci sono delle cose da leggere, degli appunti di traduzione, ci sono altri percorsi che si possono fare, c'è la rassegna stampa, diciamo, che ti puoi andare a guardare. Quindi, insomma. Mi è sembrato un approccio che teneva conto di quello di cui potrebbe aver bisogno un utente. Quindi io vado in un posto, ma voglio che ci sia tutta la ciccia necessaria intorno a quel libro lì. E, a livello di costruzione del sito e di cose che effettivamente a me servono, mi era molto piaciuto. E poi, vabbè, c'è ricchezza, quindi c'è ricchezza un po' da tutte le parti. E sono anche molto fan del Saggiatore sulla presenza online, le iniziative, le cose che combinano e il modo in cui raccontano anche. Quindi sono un po' i miei preferiti. Non che gli altri facciano schifo, ovviamente. Cioè, io odio sempre fare queste cose perché poi No, mi vabbè, si ma è solo... apre e su due piedi dico: ah, cavolo, no, potevo dire anche questo, quest'altro, no, sei cretina, adesso ti detestano. Quindi io ho sempre queste menate, non mi piace mai male, però boh, insomma, si parla bene. Va Diciamo bene, che sono allora... tutte di eccellenza. Tutte Sì. No, devo dire che anche io avevo notato, per esempio, il Saggiatore insomma, aveva una presenza molto vivace online, poi soprattutto, diciamo, li ha fatto per i buoni libri. Comunque, Francesca, ti faccio una domanda più ampia, così non andiamo proprio lì a prendere il tuo preferito, la tua preferita più... Come va? La domanda Come più fa? importante. Come stai?
Un'altra cosa che mi incuriosiva molto è il fatto, diciamo, sulla quale tu poi hai dedicato anche una riflessione sul tuo blog, e come tu coordini il fatto di essere mamma col fatto di, diciamo, stare molto online, che l'ho trovato veramente delizioso quel post. In cui tu cerchi di far capire, diciamo, che cerchi di, insomma, proteggere da un lato la parte privata della tua vita, però dall'altro non vuoi neanche far torto, insomma, cioè vuoi che siano presenti le persone che, insomma, sono della tua famiglia. Io allora ho un marito che è assolutamente avverso all'apparire online o non lo so, faccio le stories, lui automaticamente si chiude. Cioè, lui in realtà è uno molto di compagnia, molto, molto cacciarone anche. Vedi le stories, sembra la statua di granito che si odia. E qui e c'è questo contrasto un po' che mi sta rendendo la vita piuttosto complessa adesso perché io sono abituata a fare tutto quello che faccio online da sola per i fatti miei. E il fatto di avere lui e la consapevolezza che lui detesti di base mi crea un sacco di menate perché non so mai bene, ah no, ma mi sta ascoltando. Vabbè, perché un conto è vederle, ma poi è stato anche interessante sentire, cioè lui non è uno che non ha idea di come funzionino queste cose, lui comunque è ben immerso anche in questo mondo, non gli piace solo partecipare personalmente. Comunque mi ha detto io, vedendo le stories e poi vedendo come le fai e tutto quello che bisogna fare prima per farle funzionare, ma sia che si tratti di lavoro che di non lavoro, insomma è abbastanza impressionante. Vabbè, io poi in realtà ho poca struttura perché se si tratta di chiacchierare per i fatti miei, io mi metto davanti alla macchina del caffè in vestaglia così come sono e come si vede normalmente dico le cose. Però se c'è un brief, se sto lavorando, insomma, c'è sempre la componente io che dico quello che ne ho più o meno voglia. Però, insomma, ci sono determinati paletti che vanno rispettati e cose che bisogna fare. E quindi lui ha detto, porca miseria, non pensavo. Vabbè, eccoci. È inevitabile, io parlo alla fine di me, è un diario, come dicevamo prima, ma anche quello che scrivo nelle didascalie. Io cerco di spiegarmi delle cose mentre le racconto. Cioè, a me serve anche perché mi riordino i pensieri molte volte. Tante delle cose che sono scritte sul blog, o anche nelle didascalie spatafiata che ci sono sotto le foto, nascono proprio da un momento in cui mi fermo lì un attimo e dico, ah, che cos'è che non sto capendo? Da dove mi viene questa difficoltà? Magari se provo a buttarla giù, riesco a capirla anch'io. E quindi insomma è inevitabile che all'interno di un'impostazione di questo tipo, di una condivisione fatta così, ci finiscano anche il bambino, amore del cuore, cuoretto, il gatto, dov'è il gatto? Non so, qua Il che si gatto sente la l'abbiamo ravanare, visto. è come avere una presenza spettrale in casa, tu senti ravanare, non sai perché, e poi, ah, ma è il gatto, male. È il gatto, non è un poltergeist, va benissimo, però. Scrive Anna, io voglio Cesare come voce narrante della mia vita. Cesare, no, vabbè, Cesare adesso è anche molto interattivo e quindi anche molto fruibile dall'utente perché Cesare parla tantissimo tutto il tempo, è da tipo Carnevale che parla E continua a ininterrottamente. parlare, sì, credo che sia diciamo, una questione di età anche. Sì, quindi adesso è più facile anche includerlo. È vero che io cerco un po' di, diciamo, di non essere invasiva con loro. Cioè io non faccio nulla che implichi la presenza di Cesare o del povero Cuorone che sia considerato una cosa posticcia o un fardello per loro, un peso per loro. Cioè se io posso raccontare una cosa normale, quotidiana, che ci sta succedendo, la racconto. Se mi viene richiesto di creare una situazione artefatta affinché io possa raccontare determinata cosa, non lo faccio. Cioè io cerco già di... ci sono tanti progetti anche a livello di lavoro che ovviamente indagano la quotidianità o si inseriscono nella tua quotidianità, anche quello è un tema vasto. Però io alzo la mano all'inizio, ragazzi, io questo non lo faccio, questo non lo faccio, questo per me è finto, questo per me è innaturale, questo per me rompe i coglioni alla mia famiglia. E se vi va bene, io posso fare questo e quest'altro, perché questa è la nostra normalità. E quindi cerchiamo di fare così.
Ah, però poi diciamo la cosa interessante è anche che ci sono appunto persone che si occupano di libri, che si occupano esclusivamente di libri e basta, e poi ci sono invece altre persone, inclusa te, diciamo che mischiano considerazioni personali, riflessioni, anche semplicemente piccole scene di vita quotidiana con il racconto anche dei libri che sono al centro poi cosa che mi pare che venga molto dagli utenti molto apprezzata, perché, come dire, è un po' il riflesso di quello che è la loro vita, nel senso che è fatta di tante cose, tra le quali anche i libri che hanno una loro centralità. Quindi penso che sì, anche dai commenti che ci stanno arrivando, che siano molto ben apprezzate. Volevo chiederti un'altra cosa, Francesca. Ho notato un giorno, scorrendo tra le tue storie, che tu rispondevi a una ragazza che ti diceva: "Ma io non riesco a finire un dato libro, ma che devo fare? Ma mi sento in colpa, eccetera." Allora, siccome io questa cosa appunto. è da ritenersi socialmente accettabile non finire un libro. Stiamo sereni, vi prego. Socialmente accettabile, grazie. Quindi tu, diciamo, uno, immagino che ti senti libera di abbandonare il libro prima che sia finito, credo di sì, insomma, e due, volevo chiederti se sia una lettrice metodica o no, perché per esempio una mia amica mi disse molto tempo fa, per esempio, che aveva deciso di leggere l'Ottocento, no? Tutto l'Ottocento di letteratura. Che è una cosa molto, voglio dire, io non riuscirei mai a farlo. Ci Che vuole tutto l'Ottocento per leggere l'Ottocento, probabilmente. tutti, diciamo, i maggiori capolavori dell'Ottocento dovevano passare per la sua lettura. Quindi volevo chiederti che tipo di lettrice sei e se ci sono vari tipi di lettori, secondo te. Ma secondo me, come ognuno organizza la libreria in un altro modo, in un modo diverso, indipendentemente dai consigli che ti possono dare e dalle strutture che ci possono essere, ognuno poi è un lettore che si organizza a modo suo. Io lì alla ragazza ho detto che secondo me può abbandonare quello che le pare, nessuno la brucerà a rogo e non ci sarà gente sotto casa che ti dice: "Brava, ecco, non hai finito il libro, vergognati, shame con la campana." No. Cioè, io ho mandato avanti Pennac. Ciao, guarda, Pennac finché lui non finisce, anche lui che è più importante di me, va bene. Io no, sono una lettrice assolutamente molto disordinata. Seguo dei filoni di curiosità, quindi soprattutto quando scopro degli autori. Questa cosa qua è amica di potenzialmente queste altre. Ah, questo è un genere che conosco poco. Vediamo, capiamoci di più e cerchiamo di un po' metterci i piedini dentro e di avanzare. Però no, non ho mai detto: "Bene, leggiamo. Ah, quest'anno leggiamo tutti i sudamericani." Ah, evviva! Oppure: "Ah, quest'anno ci leggiamo tutto l'Ottocento." Ah, bene, è il momento della Beat Generation. No, sono un gran casino, anche perché io sono davvero molto travolta da entusiasmi. Quindi è possibile che mi invasi per una cosa e quindi a lei quello. Può succedere anche che mi invasi per robe che mi trovo in inglese, che io se posso leggere in originale, leggo in originale perché così lo tengo anche ancora più allenato. Però ci sono magari delle cose che non sono state tradotte, non sono più ristampate da millennia. Io: "Che bello questo libro, vai, viva, me ne voglio super parlare." Poi: "Ma dove lo vado a prendere?" Ah, così. Quindi insomma, il mio disordine è generale, ma è un disordine secondo me da persona entusiasta di base, da presa bene. Quindi io sono una presona bene alla fine, e quindi viene fuori anche in come leggo. Leggo 2000 robe insieme, ne mollo uno, ne ricomincio un altro. Non lo so, c'è disorganizzazione. Vorrei poter dire che nel mio disordine, ma non è sempre. Non è. Francesca, ti sento male adesso, non so per quale motivo. Oh no, Ti sento io sento male. bene. Mi senti Oh bene? no, Forse ti sei bloccata, sento non è il bene. gatto che. No, No.
siamo in pace. L'unica cosa che c'è su questo tavolo è una cavalletta. La manina che fa, E poi Niente ho una ottocento, gatta. dice la manina. Senti, No, Francesca, veramente. ti faccio un'ultima domanda perché non so perché ho paura che la mia connessione salti, vedo che fa un po' di beep. Ti faccio un'ultima domanda che era quella che ti avevo anticipato, che chiude un po' gli incontri. Un libro che vorresti consigliare? L'abbiamo, insomma, è un po' il format di questi incontri che facciamo online. Che cosa consiglieresti liberamente, qualsiasi cosa? Allora, sto finendo e mi sta piacendo. Adesso vediamo come la chiude la faccenda. Mi sto leggendo Tracy Chevalier, la ricamatrice di Winchester. Avevo voglia di una roba pace e benessere, campagna inglese. In realtà, il protagonista, poverona, ha 38 anni ed è già considerata una zitella senza speranza, devastata dalla vita. Ma è una piccola storia anche di riscatto perché finalmente questa abbandona la madre bisbetica, il suo destino. Veramente, io non ho mai letto una madre così ingodibile come la mamma della protagonista di questo libro. E lei finalmente, senti, lo so, ti è morto il figlio, a me è morto il promesso sposo, ma non ti reggo più e quindi prende il treno e va a lavorare in un paesino. E lì non conosce nessuno, poraccia, non è che neanche navighi nell'oro, ma alla fine trova questo circolo di ricamatrici, che sono tutte le sciure del paese, vecchie e giovani, insomma c'è una grande distribuzione demografica, si mette là, ricama e pian piano comincia anche a ricostruire se stessa dopo tutte le perdite che ha subito durante la Prima Guerra Mondiale. E mi sta piacendo, cioè è bello leggero, tranquillo, cioè fa quello che anche lì. Quando io affronto questi libri, io so che magari non mi devo aspettare non lo so, Dostoevsky, però ci sta anche che uno voglia leggersi una storia di sentimenti, di cose semplici, di tazze di tè. Idem, il libro che ho finito di ascoltare di Alessia Gazzola. Ho sentito Questione di Costanza, mi aspettavo una commedia romantica senza particolari pretese di evasione, gioia, tranquillità. Un po' buffa, un po' con la protagonista pasticciona, ma a cui tutto sommato vuoi bene, e basta, quello fa, e di quello in questo momento, e quello sono contenta di leggere anche in questo momento. Ci sono fasi e fasi, quindi anche quello mi ha piacevolmente divertita. Quindi eccoci qua. Ho fatto due suggerimenti sereni, leggiadri, perché adesso leggerò Olivia Lang, Il viaggio a Echo Springs, sugli scrittori dell'alcolismo, che insomma sarà tutta stella. Però, quindi dai, leggete Una vita come tante, magari no adesso. Tra l'altro è una delle cose che volevo, cioè che ho nella mia lista di lettura, perché anch'io sono una, appunto, lettrice disordinata e ho È un tutta una serie capolavoro. di cose Secondo me è un da. capolavoro, ti vuoi ammazzare, ma è un capolavoro, cioè proprio ti sbudelli, è una flagellazione di 600 pagine, però è un capolavoro secondo me. Ecco, basta, ma lo stanno leggendo, io sono rimasta molto stupita da quanto l'hanno letto, dopo ne avevo parlato anch'io, tanti ne hanno parlato ovviamente, perché un libro così cosa fai, non ne parli, ma sono davvero stupita da quante persone poi si siano effettivamente imbarcate, perché io l'ho scritto anche sul blog, cioè non è un libro che io mi sento di consigliare a cuor leggero, cioè non è una roba, è come dirti, bene, starai male, ecco, te lo dico, starai male, leggilo così stai male, cioè ti Mi dispiace. fa ridere il commento che è arrivato adesso, che il nome dell'utente è Vivi Felice e il commento è Spezza il cuore. Abbatte anche gli animi lieti, li abbatte. No, sì, se sei un minimo contento ti annulla la voglia di stare al mondo. Quindi. Però è un capolavoro, cosa devo fare? Bene, Francesca, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Spero di incontrarti presto al Salone del Libro quando lo potremo fare, che è un'altra cosa che mi Sì, spezza il sarebbe. cuore, che non ci sarà, insieme a tante altre, ma questa è una. Quindi io spero di vederci, prenderci un caffè, insomma, di incontrarci. La prossima volta ti disturberò quando ti vedo, insomma. Assolutamente, assolutamente, sono allenata e soprattutto sono felice di essere disturbata, lo ritengo un onore, quindi Va bene, grazie Francesca, a grazie mille, presto. grazie.
Ciao, ciao ciao.